e ho fatto centinaia di documenti falsi. Come eravate organizzati? Chi lavorava con lei in questo senso? Dunque, come eravate organizzati? Oltre al tipografo Brizzi che fabbricava, diciamo, lui aveva la possibilità di comprare il cartoncino per le patenti come tipografo, io non potevo più uscire dal convento, è pericoloso, lui mi forniva il cartoncino della patente, identico a quello delle patenti allora in vigore, ma in bianco. Io facevo il timbro, timbravo, applicavo la fotografia della persona alla quale dovevo fornire il documento che mi veniva fornita da padre guardiano. Poi c'era Giorgio Kopf che aveva una macchina da scrivere portatile e lui batteva macchina e il colonnello Gai firmava per il prefetto, per il sindaco. La loro opera si limitava, diciamo, a scrivere a macchina quello che ci dicevo io. Io dicevo, ecco, devi mettere questa proveniente da questa località. Attaccavo le fotografie, poi mettevo i timbri. E ne ho fatte centinaia. Quando sono arrivati gli alleati, io poi ho denunciato il fatto al governo alleato, io non sapevo chi fossero le persone alle quali fornivo i documenti, non li fornivo direttamente ma venivano forniti tramite il vescovo o il padre guardiano. Molti documenti poi venivano richiesti dal vescovo di Firenze, il quale so che li mandava anche a Genova. Da Assisi a Firenze, l'ho saputo dopo, li portava il corridore ciclista Bartali, nascosti nei tubi della bicicletta. Ma io non sapevo a chi venivano consegnati, questo l'ho saputo in seguito. E specialmente il vescovo di Genova ha fornito moltissimi che sono partiti poi per l'America, non so per dove. Ha fornito documenti falsi. Molti documenti falsi li ho mandati anche a Roma, dove non so in che mani arrivavano. So che sono stati venduti per 50.000 lire l'uno a Roma, non so da chi, ma ho conosciuto gente che ha acquistato i documenti fatti da me. Io non ho mai fatto pagare 5 lire, ci ho sempre rimesso i bolli, le spese di tasca mia, ma non ho mai fatto pagare nulla.